Ciao belli, benvenuti al mio canale. Come sapete io vi porto sempre cosette nuove, alternative, naturali, fatte in casa e semplici da preparare. Allora, se avete i capelli secchi, danneggiati, opachi, poco luminosi e soprattutto col caldo che fa, la spiaggia, il sole, l'acqua, l'umidità, si seccano tantissimo i nostri capelli, soprattutto per il mare, tanto tanto tanto. Quindi vi porto questa maschera composta di due ingredienti che tutti possiamo averle a casa per preparare questa maschera favolosa per i capelli ricci. Ciao, buona visione. Se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Eccomi, ho preparato la nostra ricetta con due ingredienti. Adesso vado ad applicarla sui capelli. Di solito preferisco sempre lavare i capelli e poi dopo applicare la maschera e lasciare a riposo. Questa volta, sapendo che è notte, sono l'una di notte, e quindi ho detto faccio la maschera, la condivido con voi. Sono appena tornata dal lavoro e il trucco, quello che ho fatto prima, ormai svanito, però mi piace il rossetto. Il rossetto è composto, questo qua di Maybelline, non lo so, comunque un bordo scuro, e il rossetto di Kiko, questo rosso qua. Quindi metto sopra questo e sopra questo qua, solamente la parte centrale. Sembra che io abbia le labbra gigantesche, non è vero. Comunque andiamo a applicare la maschera. Ripeto, sono l'una di notte. Cali, ho già portato Cali fuori a fare la passeggiata. Applico la maschera e vado a dormire e la lascio a riposo tutta la notte. E domani mattina mi faccio, mi rilavo e voglio fare un bel styling. Così mi durano un pochettino di più. Bueno, non so se faccio un styling più complicato perché lunedì vado a casa di un'amica al mare, quindi probabilmente farò un styling veloce, non so, ci penserò. Allora, mentre stavo venendo dal lavoro c'era una ragazza che seguo che fanno dei podcast carini. Ha raccontato la storia di un tipo, non so se è una storia reale oppure è una storia inventata, molto bella, molto molto bella. Dunque, questo signore si sveglia nella notte fonda che qualcuno che le bussava alla porta forte 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 forte.
Allora gli apre la porta e gli dice: cavolo, perché bussi così forte che hai svogliato tutto il palazzo? Gli dice: guarda che nessuno mi ascolta, solo tu mi ascolti, che hai sentito questo rumore. E gli dice: perché solo io che ho sentito questo rumore? E gli dice: sono venuto, è la tua ora, sono venuto a prendere la tua anima. E lui gli dice: perché devi prendere la mia anima adesso? Le dice: è la tua ora, quindi mi dispiace, però ti devo portare via con me. Guarda, non è sufficiente il latte di cocco, ci aggiungo un altro pochino. Perché con i capelli bagnati riesco a farli, però i capelli asciutti assorbono molto più prodotto. Anche quando faccio il colore sempre li bagno. Li bagno, li lavo perché riesco a domarli. Comunque, vi stavo raccontando. E lui dice: per favore, dammi solamente un minuto, vado a svegliare mia moglie per salutarla e ringraziarla che oggi ha fatto una cena meravigliosa, solo che ero molto impegnato e incasinato, non ho avuto tempo per dirglielo. Gli ha detto: no, mi dispiace, non posso darti questa possibilità, è già la tua ora. Gli dice: almeno fammi andare a salutare i miei figli, dargli un bacio perché volevano giocare con me oggi, però ero talmente impegnato col lavoro che non ho potuto giocare con loro. Gli ha detto: guarda, mi dispiace, ma è la tua ora, non posso farci niente. Gli dice: allora dammi un minuto solo che chiamo mia madre a ringraziarla per tutti i sacrifici che ha fatto per farmi crescere. E lui gli ha detto: mi dispiace, non posso, è la tua ora. Quando voleva prendere la sua anima, il tipo si è svegliato dal sonno perché era solamente un sogno. In quel momento ha cambiato completamente la sua vita. E quindi il senso che per raggiungere i nostri obiettivi per il futuro, cerchiamo sempre di godere il nostro presente, è fondamentale perché arriviamo, magari riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, però senza godere un giorno della nostra vita e neanche avere ricordi con i nostri cari. Questa è bella, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, l'altro giorno, quanto venerdì, ho portato la macchina dal meccanico. Tra l'altro, e gli scrivo il giorno prima e gli dico: guarda, vengo, a che ora posso venire a portare la macchina? Mi dice: alle 9:30. Bene, gli ho detto: va bene, allora ci vediamo quell'ora. Lì vado alle 9:30, non c'era nessuno, tutto chiuso. Aspetto, 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 alle 10 gli scrivo e gli dico: senti, ma a che ora vieni? Perché io sono qua ad aspettarti. Ah, scusami, scusami. Verrò verso le 11 e un quarto. Ho detto: ma io ti sto aspettando qua dalle 9:30. Ah, perdonami, perdonami. Non ti preoccupare che ti sistemo col prezzo. Perfetto, potrebbe aspettare anche un'ora, non c'è problema. Vabbè, comunque. Io ho detto: vabbè, vado in palestra e torno. Sono andata in palestra. Allora sono venuta a prendere Cali, poi sono andata là. Non pensavo che me lo faceva subito. E mi dice che ha venduto il capannone dove aveva l'officina, che c'ha 52 anni, che si è reso conto che ha lavorato tutta la sua vita, che ha dedicato tutta la sua energia, che il lavoro che il suo lavoro l'ha assorbito tanto, che non riesce a vivere, porta i problemi, la preoccupazione a casa, che ha cominciato ad avere problemi con sua moglie, che ha una bambina di 6 anni, 9 anni, che oramai non gli parla più perché tutte le volte che gli parla è sempre occupato e non ha tempo per lei. E mi ha detto: guarda, è venuto un tipo, gli ha chiesto se voleva vendere, gli ha detto: va bene, mi ha fatto una buona proposta e ha deciso di vendere. Mi ha detto: voglio vivere la mia vita perché mi rendo conto che sto perdendo mia moglie, mi rendo conto che mi sto perdendo mia figlia e quindi economicamente sto bene, non ho bisogno. E quindi preferisco godere la mia vita con la mia famiglia. Ho già 52 anni, ho vissuto tanto, ho lavorato tanto nella mia vita, ma ho paura di perdere tutto.
Gli ho detto: guarda, la miglior cosa che hai fatto nella tua vita. Guarda, io avevo una caffetteria qua a Valencia, non so se ve l'ho detto. Avevo una caffetteria qua a Valencia. Ho lavorato tantissimo, ma lavoravo, sparavo tanti di quelle ore. Lavoravo tantissimo, ma tanto, tanto. Finché un giorno ho avuto un esaurimento nervoso. Mi sono successi tre, ok? Il primo era in bagno, sono caduta in bagno, mi sono bloccati mani e piedi. Cioè, la testa funzionava, però il corpo no. No, due volte, non tre. La seconda volta mi è successo lo stesso, però prima mi ha dato l'avviso che stavo servendo dei clienti, a un certo punto lacrime sono cominciate a scendere da sole, lacrime, 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 lacrime. E a un certo punto sono caduta, mani e piedi bloccati. In quel momento ho detto: io non ho figli, non ho preoccupazioni, non ho, nessuno sta aspettando niente da me. Ho deciso di vendere, non voglio sapere nulla, mi sono lasciata col fidanzato, vita libera. Guarda, non tornerei indietro, manco morta. Lavoro, faccio poche ore. Pago quello che devo pagare, non ho debiti, non ho preoccupazione, c'ho i miei animaletti. L'unica preoccupazione più grande per me sono loro due e basta. Io vivo la mia vita e vivo, godo, disfrutto, si dice in spagnolo, godo ogni momento della mia vita. Se mi va di fare una cosa la faccio, se non mi va di farla non la faccio, non devo niente a nessuno. Sono riuscita ad avere una stabilità mentale dopo meditazione, tante, cioè non è così semplice né scontato. Sono così, non dico che sono, la felicità è un sentimento sopravvalutato tante volte, ma sono serena. Sai quando avete quella serenità, la pace, la tranquillità, che tutto lo prendete alla leggera? Ci è voluto 30 anni della mia vita per arrivare a questo, però sono veramente felice. Belli, la mia cagnolina mi sta aspettando, vado a dormire e domani vi faccio vedere il risultato. Un bacione, buonanotte. Eccomi, ho lavato i capelli, ho usato il mio balsamo, quello di sempre, la bottigliona grande, e adesso vado a applicare il colore, che in teoria questo colore si dovrebbe applicare per 3-5 minuti e lavarlo. Io non lo lavo, lo applico come ultimo passaggio e lo lascio sui capelli. Scusate che io al mattino appena sveglia, sinceramente non riesco né a parlare né a cambiare questa faccia super simpatica, e quindi mi scusate, sembro allucinata. Quindi, perché purtroppo io sono una persona che sogna tantissimo e al mattino faccio fatica a collegarmi con la realtà. Adesso, sapendo che ho usato il colore, questa crema colorata, vado ad applicare il gel di semi di lino, che io ce l'ho sempre congelato, lo mantengo nel congelatore e lo uso sia per il viso che per il corpo che per i capelli. E quindi lo applico come, non ho usato nessun altro prodotto, solamente il gel di semi di lino, e comincio col mio styling. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità.
Adesso che ho finito di fare il styling sui miei capelli, vado a fare un po' di rock and roll e crunch per affermare i ricci, dopodiché vado fuori a fare la passeggiata con Cali per asciugarli al naturale. Ci vediamo dopo. Eccomi, mi sono truccata un po', vedi? C'ho un'altra faccia, un'altra luce, un'altra illuminazione, sembro più umanamente guardabile. Comunque, ho asciugato i capelli al naturale, come vedete quando si asciugano al naturale rimangono così schiacciati, per cui le ragazze che hanno i capelli ricci ma rimangono poco voluminosi, io vi consiglio sempre il pettine africano per dare più volume. Se lo asciugate col phon riuscite a separarli mentre lo asciugate e quindi avreste più volume, ma se lo fate asciugare al naturale purtroppo rimangono così. Adesso gli diamo un tocco di volume, sapendo che non ho usato nessun balsamo, nessuna crema, nessun trattamento che le dà un pochettino di profumo, vado a applicare la crema per il corpo, così gli diamo un po'. Oh, il ritual è veramente una cosa meravigliosa. Gli diamo un tocco schiacciando, così non rimaniamo ricci, così. Metterò anche dopo. Andiamo. La tecnica è filare, poi separare. Soprattutto con il gel di semi di lino mantiene il riccio più attaccato, quindi gli diamo più vita. Guardate questa parte, guardate questa. La differenza è abbastanza, no? Direi. La differenza si nota, no? E voilà. Gli daremo più forma e stasera li darò più, domani saranno molto più voluminosi perché saranno completamente più asciutti. Bella gente, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti. Ciao, alla prossima. Buona domenica.